presidente della Tunisia. Ma questa sera io voglio dedicare questa piccola performance che, come al solito, posso realizzare grazie alla passione straordinaria dei miei ragazzi, che sono tutti attori non professionisti e che condividono con me questa voglia di dedicare tutto a quanti non ci stanno, a quanti non vogliono ridursi e rassegnarsi a credere che questa nostra vita sia diventata tutta economia, che questa nostra vita sia diventata tutta finanza, che questa nostra vita sia diventata tutta uno spread. Noi non ci stiamo, noi continuiamo a credere che la nostra vita è qualcos'altro, che può essere poesia, che può essere gioia, che può essere allegria, che può essere dolore, che può essere amore, e che queste cose non le misuriamo con lo spread. E che non mi devo sentire in colpa se domani mattina non faccio 150 euro di spesa, così faccio salire, come dire, il prodotto interno lordo. Mi devo sentire in colpa se ho perso la mia coscienza di uomo. E credo che sia questo, in ultima analisi, ciò che in realtà voglio. Chi? Non lo so. Ma chiunque... libri di vario genere, libri di storia, romanzi, edizione economica, e poi Moby Dick, con la rilegatura in cuoio, in edizione originale. Era il premio che aveva ricevuto in terza media per essere risultato il migliore in inglese. Riuscì a venderne soltanto 3, giusto per raccogliere la somma necessaria per la medicina della madre. Riposò Moby Dick nella scatola che nessuno aveva voluto. La sera, prima di andare a letto, ne rilesse qualche pagina. Si accorse che il suo inglese si stava indebolendo. Prima di addormentarsi, ripensò a Zineb, la bella Zineb, la ragazza che amava ormai da 2 anni, ma senza soldi, senza un'occupazione, senza alloggio. Come potessi sposare. Era infelice,
cosa le poteva offrire lui che non aveva nulla. Si disse però che c'erano delle priorità e che avrebbe potuto raggiungere tutto. Posso risposarlo ed è andata a vivere dai suoi genitori. Ma Mohammed era orgoglioso. Era impensabile per lui vivere a carico della moglie e a casa dei suoi. Il più delle volte si davano appuntamenti in un bar. Parlavano molto, senza seguire un filo preciso. Poi scoppiavano le ride. Erano ormai stremi e non riuscivano a ritrovarsi fuori. Lo senti? Tu avrai un buon lavoro e io lascerò questo medico Vici. E ci faremo la nostra vita, vedrai. Sì, un giorno. Ma tu sai bene che io non salirò mai su una di quelle imprese. Domani ti rivedo alla rotatoria dell'Indipendenza. Torna a casa.